Ragazzi, buongiorno e buon sabato. Allora, qualche consiglio per accompagnare al meglio WhatsApp delle Forno Blondes. La faccio sia in La maggiore sia in Sol maggiore. Allora. Allora, cosa ho fatto? Non ho fatto altro che arricchire gli accordi, che sono sostanzialmente tre: La maggiore, Si minore, Re maggiore, e poi ritorna alla maggiore, cioè in pratica parte con il La maggiore e termina anche con il La maggiore. Allora, la prima volta tolgo il mignolo. Questa bella sonorità è un La sus seconda, cioè vuol dire invece di far suonare il Do diesis, suona il Si a vuoto, la seconda corda a vuoto. Quando passiamo a Si minore, cosa faccio? Praticamente il mio barré lo alzo, così che suona anche il Mi a vuoto. Ed è un Si minore ad quarta. Quando vado al Re maggiore, faccio questo movimento. Quindi levo il medio in modo che suoni il Mi a vuoto e fa diesis. E poi, quando vado all'ultimo accordo che è di nuovo un La maggiore, non faccio come prima che tolgo il mignolo per fare un La sus seconda, ma lo sposto in avanti, quindi da Do diesis a Re, per fare un accordo di quarta, quindi un La maggiore quarta. Perché altrimenti sarebbe stato noioso se avessi fatto per entrambi gli accordi il movimento. Quindi sul primo La maggiore faccio questo movimento. Sull'ultimo invece faccio. Ok? Quindi ripeto di nuovo. Ok, adesso in Sol maggiore. Perché tanti questa canzone la suonano in Sol perché ha delle posizioni molto più semplici, infatti è Sol maggiore che suonerò in questa shape, sì, perché si dice così, in questa forma, in questa posizione, perché se la suono così non riesco a fare i movimenti che dopo vi spiego. Quindi Sol maggiore, La minore e Do maggiore. E la suoniamo in questo modo, sempre per rendere più interessante l'accompagnamento. Ok, come avete visto, come prima ho praticamente infarcito l'accompagnamento, gli accordi con delle note. Sul Sol maggiore ho messo il Do. Sul La minore, come prima, ho tolto questo dito. Prima era maggiore, adesso è minore, ma comunque l'effetto è lo stesso perché è sempre un La sus seconda. E sul Do maggiore ho aggiunto il Re, questo qui. Sarebbe un Do maggiore nona e poi di nuovo Sol. I movimenti sono tanti che si possono fare. Però ci limitiamo a fare questi semplici. Ripeto anche questa lentamente. Ok,
Ok, ragazzi, fatemi sapere se vi è chiaro o se volete altre spiegazioni e soprattutto postate dei vostri video dove suonate una vostra versione oppure utilizzando questi piccoli arricchimenti che vi ho spiegato. Ciao, buona giornata.